Bene, oggi vediamo, rivediamo meglio il concetto di campo elettrico, le sue principali caratteristiche, in particolare la legge sul flusso del campo o legge di Gauss, e qualche esercizio. Abbiamo visto che se abbiamo due cariche puntiformi, una chiamiamola Q grande e un'altra Q piccolo, a distanza R l'una dall'altra, la forza elettrica che si esercita sulla carica Q piccolo a causa della presenza della carica Q grande è quantitativamente descritta dalla legge di Coulomb, e la sua intensità vale una costante K che dipende dal mezzo in cui le cariche si trovano. Se sono nel vuoto avrò K0, per il prodotto delle due cariche, Q grande e Q piccolo, diviso la loro distanza al quadrato. Non solo, ma la forza, in quanto tale, è un vettore, ed è un vettore allineato a questo R, quel cappuccio sopra, che è un versore, lo disegno un po' scostato, unitario lungo la congiungente delle due cariche. Quindi è una forza, come si dice, centrale, okay? È diretta lungo la retta che congiunge le due cariche. Abbiamo visto che uno dei problemi legati a questo tipo di interazione è che si tratta di una forza a distanza. Quindi la carica in questa posizione sente l'effetto di una carica, tra virgolette, lontana, relativamente lontana. Okay? Per evitare questo problema, o meglio, la stessa situazione è descrivibile introducendo un vettore che si chiama campo elettrico. Nella posizione in cui si trova Q piccolo, ok, chiamiamolo punto P, in questo punto possiamo dire che la carica Q piccolo subisce un campo elettrico E dato dal rapporto tra la forza elettrica che agisce su Q piccolo diviso il valore di Q piccolo, carica che subisce la forza F. Attenzione a chi agisce e a chi subisce la carica. Questo rapporto dà il vettore campo elettrico nel punto dove si trova Q piccolo. Se osservate bene, in questo caso, che è il caso più semplice di tutte, se eseguiamo questo rapporto, otteniamo K0, se siamo nel vuoto, la carica Q grande diviso R quadro lungo la direzione di R. Se osservate, questo è indipendente da Q piccolo. Q piccolo è semplificato perché se divido per Q piccolo questa grandezza sparisce, si semplifica, va via. Quindi questo è un vettore che dipende da Q grande, carica che produce o che genera il campo, e della distanza del punto P dove calcolo il campo dalla carica generatrice del campo. Ok? Di converso posso invertire questa relazione e dire, beh, se io conosco il valore del campo E nel punto dove voglio piazzare la carica Q piccolo e moltiplico questo vettore per il valore della carica, ottengo il valore della forza. Attenzione, la carica E, cioè il campo E, scusate, si calcola nel punto P. Q piccolo si trova nel punto P, la forza F è applicata nel punto P. Ecco che non ho più azione a distanza. Tutto è calcolato nello stesso punto. Quindi il problema si, tra virgolette, sposta al calcolo del campo elettrico in un punto, tra virgolette, qualunque dello spazio. Se ho modo di mappare il campo elettrico in determinata regione dello spazio, so esattamente cosa succede a una forza, a una carica, scusate, che venga piazzata in quel punto, senza più bisogno di sapere dove sono messe le cariche. Se io so il campo in questa posizione, so esattamente cosa succede a una carica se la piazzo lì. Subisce una forza che è diretta, ok, come il campo elettrico, allo stesso verso se Q è positiva, verso opposto se Q è negativa, e
ed è proporzionale al valore della carica moltiplicato per il valore del campo. Ok? Tutto chiaro? Un modo per graficare le linee del campo, quindi questa diventa un'erazione tutta locale, tutta nello stesso punto. Non ho più azione a distanza. Se torniamo alla nostra carica isolata Q grande, ok, potremmo idealmente pensare di andare a piazzare cariche Q piccolo nei vari punti dello spazio e disegnare punto per punto il vettore campo elettrico che ottengo in quel punto utilizzando questa tecnica. Misuro la forza, divido per la carica, ottengo il campo. Cioè, applico direttamente la definizione. Però il campo è un vettore, quindi ho in ogni punto una freccia, una freccina, ok? Che sarà tanto più intensa quanto più vicino sono alla carica Q, tanto più piccola, più debole quanto più sono lontano. Ok? Immaginate lì, fatemelo disegnare in rosso. Se mi piazzo qui, magari avrò un vettore di questo tipo. Se mi piazzo qui avrò un vettore molto più lungo. Qui volevo farlo, ecco, più vicino, avrò un vettore più intenso, sempre diretto radialmente. Sono Q, ma è E. E così via. Qui avrò un altro vettore della stessa lunghezza e così via. Una tecnica per dare lo schema, la struttura geometrica del campo è quella di utilizzare le linee di forza, che sono le stesse che abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo parlato del campo gravitazionale, che sono quindi delle curve che hanno la proprietà che in ogni punto sono tangenti al vettore campo in quel punto, in questo caso campo elettrico. Se ho una carica elettrica, come in questo caso positiva, avrò una struttura di questo tipo, una simmetria radiale, quindi linee di forza che sono delle semirette uscenti, ciascuna sarà orientata, che escono dalla carica elettrica. Sono delle semirette uscenti. Ok? D'accordo? Poi chiaramente se ho più cariche elettriche questo effetto si somma, i campi si sovrappongono. Quindi se avessi due cariche elettriche, magari di segno opposto, quindi se ho un dipolo, qui ho una carica elettrica positiva, qui una carica elettrica negativa, della stessa intensità, allora le linee di forza saranno delle curve che escono, sono orientate in uscita da quella positiva e in entrata su quella negativa. Vi ricordo che se avessimo il segno opposto per la carica, le linee di forza sarebbero orientate verso Q, perché in quel caso la carica è negativa, quindi esercita su una forza positiva, una forza attrattiva su una carica positiva. Quindi avrei linee di forza orientate in questo modo, dal più verso il meno, con una struttura di questo tipo, una simmetria tra virgolette assiale, quindi il sistema ha una simmetria di rotazione lungo attorno all'asse che congiunge le due cariche e così via. Via via che mi allontano si diradano. Scusate, questo modo e così via. Eccetera, eccetera. È abbastanza facile vedere che più lontano sono dalle forze, ok, immaginate di prendere un quadratino, se lo avviciniamo alla carica ci sono tante linee di forza che lo attraversano. Se mi dirado, se mi allontano, il numero di forze che lo attraversa, prendiamo per esempio, che ne so, fatemelo disegnare eccolo qui, in questo modo. Se io lo sposto vicino alla carica, questa superficie viene attraversata da tante linee di forza. Se mi allontano, le linee di forza che lo attraversano sono sempre di meno.
Quindi la densità di linee di forza è collegata, se volete, all'intensità del campo. Più le linee di forza sono dense, più il campo è intenso. Ok? Come quantifico questo? Beh, se prendo immaginate proprio una superficie, in questo caso semplice, rettangolare, quadrata, ancora meglio, okay, che abbia area A. E immaginate che in questo punto il campo abbia una determinata intensità e allora il prodotto tra il campo elettrico e l'estensione della mia superficie, ok, prende il nome di flusso del campo attraverso quella superficie. Però il campo tiene conto non solo di quanto grande è la superficie, di quanto grande è il campo, ma anche dell'angolo tra la direzione del campo e la perpendicolare alla superficie stessa. Perché? Beh, immaginate di avere un campo elettrico orientato in questo modo. Un campo elettrico omogeneo, questo è il campo E. Per semplicità lo prendiamo omogeneo, così ragioniamo un poco meglio. Ok? E visto in dettaglio, qui c'è la nostra area, la nostra superficie A. Quindi qui, se visto in dettaglio, la vedo come un segmento, questa è A. In questo caso, il campo elettrico ha il flusso massimo. Ok? Qui il prodotto tra campo e cioè il numero di linee di forza che attraversano il campo è massimo. Se invece io oriento la mia superficie lungo il campo, così, qui ho un flusso nullo. Questo simbolo, questa grandezza, si indica normalmente con la lettera greca φ. Questa si legge φ. Ok. Okay. In questo caso ho flusso nullo, mentre in questo caso ho flusso massimo. Quindi il numero di linee di forza, che è la grandezza geometricamente più vicina al concetto di flusso, dipenderà non solo da quanto grande è la superficie, da quanto intenso è il campo, ma anche da come sono orientate l'uno rispetto all'altro. Ecco perché c'è il simbolo del coseno. Il coseno è l'angolo tra il vettore linea del campo elettrico nel punto dove si trova la superficie rispetto alla perpendicolare alla superficie stessa. Quindi il flusso è massimo quando le linee di forza sono perpendicolari alla superficie. Questo prende il nome, ripeto, di flusso del campo elettrico attraverso l'area A. Ok? Qui è espresso nel caso semplice in cui il valore del campo sia lo stesso su tutta la superficie. Se così non è, immagino, cioè dobbiamo fare questa operazione, dobbiamo frammentare la superficie in tanti piccoli elementi, sufficientemente piccoli affinché il campo sulla superficie sia lo stesso, e sommare tutti questi contributi. Ok? Ma per adesso ci accontentiamo di questo. D'accordo? Quindi, ripeto, il concetto di flusso del campo elettrico attraverso una superficie è un concetto chiave, tra un attimo vedrete il perché, ed è, se volete vederlo in questo modo, legato geometricamente a quante linee di forza attraversano quella superficie. Ok? È chiaro che il flusso sarà tanto più intenso quanto più grande la superficie, quanto più intenso il campo. Però dipende anche dall'orientazione superficie rispetto alle linee di forza del campo. Si utilizza o si introduce questo concetto per la seguente ragione. Torniamo, se volete, al caso di prima. Fatemi fare proprio un po' più il disegno. Il caso della carica puntiforme isolata, che forse è il caso più semplice. Eccola qua. Immaginate
Qui prima abbiamo usato una superficie che era un quadrato, una cosa piana, rettangolare, semplice. Immaginate invece di utilizzare, anziché una superficie piana, una superficie curva, in particolare una sfera. Concentrica con Q e di raggio chiamiamolo, che ne so, R. Ok? Allora, se osservate, attraverso questa superficie passano tutte le linee di forza che escono da Q nel nostro disegno. Ok? E non solo, ma il campo elettrico su qualsiasi punto di questa superficie, se è concentrico a Q, quanto vale? Beh, qui il campo elettrico ha un'intensità che sarà K0 se siamo nel vuoto, il valore della carica Q grande, diviso R alla seconda. Ok? Inoltre, se la sfera è concentrica con Q e le linee di forza sono radiali, il campo elettrico è in ogni punto perpendicolare al piano tangente alla sfera. Quindi non devo preoccuparmi del coseno. Per cui il flusso del campo elettrico attraverso la superficie sferica concentrica la carica Q di raggio R sarà la superficie della sfera per il valore del campo. Perché, ripeto, il campo è in ogni punto perpendicolare alla sfera, quindi il coseno è 1. Ma quanto vale la superficie della sfera? È 4 pi greco il raggio al quadrato. Il valore del campo, K0, carica diviso raggio alla seconda. E vedete che in questo caso il flusso ha la simpatica proprietà di non dipendere dal raggio della sfera. R quadro va via. E il flusso attraverso la superficie chiusa che contiene Q, quanto vale? 4 pi greco K0 per la carica Q. E indipendente dal raggio della sfera. D'altro canto, se osservate, fatemi ricopiare questa figura. Se non è strano, no? Perché? Perché se immaginate di tracciare due sfere diverse, questa R e questa con raggio più grande o più piccolo, come preferite, è abbastanza facile rendersi conto che qualunque linea di forza che esce dalla prima sfera attraversa anche la seconda. Quindi tutte le linee di forza che attraversano R attraversano anche la sfera grande. E quindi è ragionevole pensare che il flusso attraverso la superficie chiusa non dipenda da quanto grande la superficie, ma, attenzione, addirittura non dipende neanche dalla sua forma. Non è detto che debba essere per forza una sfera, basta che sia chiusa. Perché anche in quel caso tutte le linee di forza che escono da Q attraversano la prima, la seconda e anche la terza superficie. Tutto ciò che esce da Q attraversa tutte le superfici chiuse, basta che contengano Q. Quindi possiamo generalizzare questa proprietà. Il flusso del campo elettrico E attraverso la superficie S chiusa, la superficie S deve essere chiusa, cioè deve essere oggettivamente decidibile se un punto è interno o esterno alla superficie, vale, come abbiamo visto prima, 4 pi greco K0 per la carica totale interna alla superficie S. Quando abbiamo visto la forza di Coulomb, vi ricordate, abbiamo visto che qualche volta la si scrive anche in questo modo. Sono i prodotti delle due cariche, Q grande e Q piccolo, su R quadro, e qui avevamo 1 su 4 pi greco epsilon 0, che veniva al posto di K0. Adesso vedete il perché. Se io K0 lo sostituisco con 1 su 4 pi greco epsilon 0,
Allora questa relazione si semplifica un pochetto e diventa che il flusso elettrico del campo elettrico attraverso la superficie chiusa S vale, il 4π greco si semplifica, 1 su epsilon 0 Q, o se preferite Q fratto epsilon 0, dove Q è la carica interna a S, perché il 2π greco, 4π greco si semplificano. Se invece che essere nel vuoto sono in un mezzo, attenzione, al posto di avere solo epsilon 0, ho epsilon 0 per epsilon r, costante dielettrica relativa. Questa relazione prende il nome di teorema o legge, se preferite, di Gauss sul flusso del campo elettrico E. Ed è, attenzione, indipendente dalla forma della superficie S, a patto che sia chiusa, e la carica Q, che appare al secondo membro, è la carica interna alla superficie. Che significa questo? Se la nostra carica Q sta fuori della superficie, immaginate una sfera che non contenga Q, allora è abbastanza evidente che tutte le linee di forza che entrano nella superficie anche escono. Quindi in questo punto il flusso è entrante, in questo punto il flusso è uscente, e quindi questa linea di forza dà contributo nullo, perché tante linee entrano, tante linee escono. Invece il flusso si calcola al netto linee uscenti meno linee entranti. E quindi qui il flusso attraverso questa superficie, qui il flusso avrà valore nullo. Perché? Perché la carica interna in questa superficie è zero. C'è una domanda? Ma se si aggiunge epsilon relativo, dopo Qui anche qua c'è, l'epsilon è certo. uguale? Ah, ok. Certo. Ok? Qui anche un'altra cosa che non vi ho detto, ovviamente il flusso ha il segno della carica. Se la carica interna alla nostra superficie è positiva, il flusso ha un segno positivo. Se la carica interna alla superficie è negativa, il flusso ha un valore negativo, perché è fatto da linee di campo entranti. Ok? Immaginatemelo proprio come il flusso, in realtà il concetto di flusso nasce in idrodinamica. Immaginate qui un punto dove sgorga dell'acqua, una fontana, e il flusso di acqua è l'acqua che si diparte, si diffonde, si propaga in questa superficie. E il flusso è quanta acqua attraversa la superficie per unità di tempo, per esempio. Ok? È chiaro che se qui ho una sorgente, il flusso è positivo, cioè l'acqua esce. Se invece qui avessi un pozzo, cioè il mio, appunto una vasca con un buco, lì l'acqua entra e quindi ho un flusso negativo, l'acqua che cade dentro in quel buco e se ne va. Non so se ho reso l'idea. Vediamo se abbiamo ancora qualche minuto. Un'applicazione importante di questo teorema. Tutte le applicazioni del flusso del teorema di Gauss consentono un calcolo, tra virgolette, semplice del campo elettrico in particolari situazioni, cioè dove le cariche sono distribuite in un modo particolare, in un modo, tra virgolette, con qualche simmetria geometrica. Immaginate una distribuzione di carica su un piano. Immaginatelo, non so, in due dimensioni, se immaginate in tre dimensioni, fatemi fare un disegno di questo tipo. Abbiamo un piano rappresentato per esempio da una lamina metallica, ok? E su tutto questo piano è distribuita una certa carica Q. Immaginate che A sia la superficie del piano e quindi il nostro piano carico in modo omogeneo avrà una densità di carica
che indichiamo con la lettera sigma, si scrive come una O latina, ma si legge sigma, che vale la carica diviso la superficie. Quindi avremo tot coulomb per metro quadro. Questa è la densità di carica, la distribuzione su una superficie o tot carica per metro quadro. Qualche domanda? Questa lettera si legge sigma. È una S greca. La sua maiuscola, questa è la maiuscola è questa. Ok? Allora. Immaginate di avere questa distribuzione di carica, ripeto, lungo un piano, quindi prendiamo, che ne so, una lamina metallica, la carichiamo e immaginiamo che la carica si distribuisca in modo più o meno omogeneo su tutta la superficie del piano. Immaginate per esempio il tavolo, che ne so, se fosse di metallo, lo carichiamo, diventa una distribuzione piana, omogenea di carica. Come calcoliamo il campo elettrico nei pressi, nello spazio vicino a quello dove si trova la nostra lamina metallica carica? Allora, immaginate di avere la nostra metà lamina in questo modo, fatemi disegnare in blu, carica, su questa c'è una carica più sigma, carica positiva, con densità di carica sigma, quindi carica per unità di superficie. Immaginate un punto a una certa distanza dal piano carico, quanto vale il campo elettrico in questo punto. Ok? Beh, se non usiamo il concetto di flusso, cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo considerare ogni piccola carica presente sulla nostra superficie. Immaginate una carica Q piccola. Questa carica Q piccola in questo punto produce il suo campo elettrico, chiamiamola carica questa Q1, questa produce il campo E1, e la stessa cosa dovrei fare per tutte le cariche, qui c'è Q2, che produce E2 e così via. Quindi dovrei sommare il contributo di, il campo in E diventa la somma E1 più E2 più E3, eccetera, eccetera. Immaginate la carica prodotta da tot elettroni o tot elettroni mancanti, e quindi dovrei sommare il contributo di ogni carica elementare. È un lavoro improbo, cioè scomodissimo, d'accordo? È molto meglio utilizzare una tecnica che faccia uso del concetto di flusso del campo elettrico. Per quale ragione? Beh, fatemi rifare il disegno, così è più semplice. No, poi lo disegno in nero, tanto insomma è uguale. Se per semplicità non voglio preoccuparmi degli effetti ai bordi, cioè immagino che il mio campo, che la mia lamina sia in realtà infinita, cioè i bordi non hanno effetto, oppure se sono sufficientemente vicino al piano, allora per simmetria in questo punto, ok, che a distanza R dal piano, cariche poste in modo simmetrico rispetto alla proiezione, questo è il punto P, produrranno campi di questo tipo. Se questo è il punto 1 e questo è il suo simmetrico rispetto a O2, questo è il campo prodotto dalla carica 1, questo è 1 e questo è il campo prodotto dalla carica 2, è 2. Ora vedete che le componenti dei due campi parallele al piano, questa componente, che è la componente di E2 parallela al piano, e questo vettore E1 parallelo al piano, si cancellano, che sono uno verso l'alto e uno verso il basso. Ricordo che le due distanze di P da 1 e di P da 2 sono identiche, quindi i due vettori E1 e 2 hanno la stessa intensità, le due componenti parallele al piano si semplificano, si cancellano, rimane solo la parte del campo perpendicolare al piano, cioè diretta lungo la normale al piano stesso. Quindi, in ogni punto dello spazio vicino al nostro piano carico, il campo elettrico sarà perpendicolare al piano stesso.
cioè il diretto lungo la retta perpendicolare. Perché? Perché tutte le componenti parallele al piano si cancellano per simmetria. L'unico asse che abbia fisicamente significato è quello. D'accordo? Non avrebbe senso che ci fossero componenti parallele al piano stesso. Detto questo, applichiamo al nostro piano, facciamo fare qua sotto. Vi ricordo che abbiamo una carica più sigma, densità di carica più sigma, carica per unità di superficie per metro quadro. E immaginiamo una superficie S chiusa, blu, a forma in sezione di rettangolo. La vedo di taglio. Ora, se il campo elettrico è un campo radiale, quindi è diretto in questo modo, tutte le superfici che non siano parallele al piano, cioè quindi questa superficie e questa superficie, dà contributo nullo al flusso. Lungo questa superficie il flusso zero. Perché? Perché sono superfici parallele a linee di campo. D'accordo? Le uniche che contribuiscono sono le parti del flusso della superficie parallela al piano stesso. Lungo questa superficie, o meglio, attraverso questa superficie, chiamiamola per esempio, che ne so, immaginatele proprio in 3D, facciamo così. Questo è il piano, qui c'è la superficie, eccola qua. Immaginiamo che le dimensioni siano A l'altezza, B la base, e qui c'è il vettore campo elettrico. Ok? Allora, il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie vale E per l'area di questa faccia del nostro parallelepipedo, che quindi vale A per B, sia a destra che a sinistra, perché a sinistra avrò lo stesso flusso, perché ho la stessa area, e quindi qui metterò un 2, perché c'è il contributo di questa faccia e anche quello di quella del lato opposto. Fatemi disegnare anche questo, ecco. Ok? Quindi questo è il flusso del campo elettrico attraverso quel parallelepipedo chiuso, e questo vale la carica totale interna a quel parallelepipedo diviso epsilon 0 se siamo nel vuoto. Ma la carica interna come la calcolo? Beh, è quella contenuta in quella scatola, quindi vale la densità di carica sulla superficie per la superficie stessa, che è A per B. Di conseguenza, eguagliando questi due termini, fatemi sottolineare questo termine e questo, semplifico, cioè ottengo 2 volte il valore del campo per l'area AB, vale densità di carica per l'area AB diviso epsilon 0. Le due AB vanno via, l'area va via, e rimane che il valore del campo elettrico è prodotto da una distribuzione omogenea piana di carica è la densità di carica sigma diviso 2 volte epsilon 0. E questo quindi, utilizzando la legge del flusso, siamo riusciti a calcolare come è fatto e quanto vale il campo elettrico attorno a una distribuzione piana di carica. È un campo elettrico, tra l'altro, abbiamo visto per questioni geometriche, un campo elettrico radiale, che è diretto lungo le perpendicolari al piano, uscenti dal piano se positivo, entranti se negativo, ed ha, tra virgolette, un'intensità, come vedete, indipendente dalla distanza dal piano stesso, cioè un campo omogeneo. Quindi, lo ripeto, se qui abbiamo la vista di taglio, il nostro piano carico più sigma, il campo elettrico ha una struttura
radiale fatto di linee di campo parallele uscenti dal piano stesso, tutte parallele tra di loro, che originano sul campo e sono sul piano, scusa, sono tutte uscenti, quindi bisogna disegnare un po' come. Ok? Attenzione, se il nostro piano fosse carico negativamente, se avessimo meno sigma, avremmo una situazione del tutto identica, ma con linee di campo dirette verso il piano stesso. Stessa struttura geometrica, ma orientazione diversa, per lo motivo detto prima. Ok? La prossima volta vediamo più in particolare, applichiamo questo a una struttura dove ho due lamine metalliche piane, affacciate, una con una carica positiva, una con una carica negativa, è quello che è un sistema che prende il nome di condensatore, un sistema che serve per accumulare cariche. E vediamo come si comporta il campo in quel caso. E per oggi ci fermiamo qua.